Gianni Colacione per Libre TV, nello studio di Mauro Mellini, oggi 30 maggio, un weekend fra questo che sta per venire di elezioni in Italia, in 7 regioni, il Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, e animata, diciamo, il panorama politico e mediatico da una polemica che si è accesa un paio di giorni fa con la pubblicazione, diciamo prima la fuoriuscita parziale ufficiosa, ma poi anche poi la pubblicazione di alcuni nomi di cosiddetti impresentabili redatti in una lista dalla Commissione Antimafia, Commissione Parlamentare, e di cui la Presidente è Rosy Bindi. Questa lista ovviamente ha scatenato un vero putiferio politico, ricordiamo appunto che siamo in prossimità poi peraltro anche del silenzio, cosiddetto silenzio elettorale. Questa commissione ha agito, diciamo, legalmente su quello che è praticamente il rispetto di un codice che i partiti si votarono tutti quanti all'unanimità, in cui demandavano il controllo delle proprie liste in caso di elezioni a questa commissione, e sono state molte le polemiche. Ovviamente, parlando di antimafia, Mauro Mellini ha scritto un articolo su questo sul suo blog Antimafia che vergogna, così intitolato. Una posizione, quella di Mauro, articolata, diciamo che ci sono i pro e i contro che in Italia qui mediaticamente sono riconoscibili. Quella di Mauro è molto radicale nel senso una posizione che va alla radice della questione, ovviamente critica, ma articolerà e sentiremo come articolerà la sua posizione riguardo appunto a questo evento che sui giornali sta imperversando, presumo si sgonfierà a breve. Sentiamo Mauro Mellini. Credo che sia stato consumato un vero e proprio attentato alla Costituzione e che abbiamo toccato il fondo. E questo non tanto per le cose che sono state rilevate dagli uni e dagli altri, gli uni a carico degli altri, gli altri a carico degli uni, ma nel complesso di questa vicenda di una inconcepibile sovrapposizione al dato garantito dalla Costituzione della Repubblica, articolo 48, della appartenenza ad ogni cittadino dell'elettorato attivo e passivo, salvo i casi di condanna passata in giudicato che abbia comportato l'interdizione dei pubblici uffici, e salvo i casi di indegnità stabiliti dalla legge, quindi con una disposizione costituzionale che esclude assolutamente che ci possa essere qualcuno che in questa nostra Repubblica stabilisca chi è presentabile e chi non presentabile. D'altra parte, il fatto che al concetto di elettore e di eleggibile, di titolare dell'elettorato, cosiddetto elettorato passivo, stabilito dalla legge elettorale, si sostituisca prima con quella infame legge che però almeno era una legge della incandidabilità, no? La legge Severino, ora che è una legge gabba costituzione, perché la Costituzione dice che sono elettori ed eleggibili. La legge Severino dice che alcuni degli eleggibili sono eleggibili, perché lo dice la Costituzione, però non sono candidabili, quindi potendosi candidare, cioè hanno diritto di entrare, non possono passare attraverso la porta, le finestre sono chiuse e buonanotte al secchio. Questa è una cosa vergognosa, vergognosa è sicuramente la legge Severino e tutti quelli che l'hanno votata, compresi quello Berlusconi che poi è stato vittima dell'applicazione della legge Severino, ma il suo partito va perché bisognava far vedere di essere severi. Io dico testa di cavolo, per non dire un'espressione più incisiva e più chiara. Ecco, ora
si aggiunge la impresentabilità. Ci sono candidati, ma impresentabili. Ora, che oltretutto viene da ridere, perché una commissione che è presieduta da una persona che ha le fattezze di Rosy Bindi, che ricorre al termine impresentabile per riferimento a delle persone che si arroga il diritto di elencare e di pubblicare, è veramente, siamo al colpo di Stato. Ma io dico che quello che è avvenuto e sta avvenendo è di una gravità inaudita, non tanto e non soltanto e non tanto per il fatto in sé, ma anche per le giustificazioni date. Quando sentiamo un Presidente del Consiglio che ha dimostrato in questa occasione di essere un bugiardo disinvolto quando ha affermato che il candidato del Partito Democratico della Campania è eleggibile. Sì, ma non è candidabile, quindi è candidato abusivo. E per una legge incostituzionale, comunque per una legge, che non ha niente a che vedere con l'antimafia, anche se poi Rosy Bindi, nella sua intelligenza dei fatti e delle istituzioni, ha ritenuto di impasticciare tutto, facendo una partita di dare e da avere tra forze politiche. E dice che evidentemente dimostra di essere quello che è, un bugiardo matricolato, e per di più disinvolto e piacevole, nella sua espressione, che è un pochino peggio. Ma poi ha aggiunto delle cose di una gravità ancora maggiore. Quando ha affermato, diceva, beh, poi ci sono gli altri, ma quelli tanto sono candidati di niente, tanto non vengono eletti. Un Presidente del Consiglio che ha un senso dello Stato, della democrazia e delle libere istituzioni, per cui ci sono dei candidati di cui bisogna stare attenti e di cui salvaguardare i diritti e facoltà, e altri che tanto non vengono eletti, sono monnezza, no? Quindi si può fare quello che va, a guardare se Rosy Bindi ha fatto un elenco e ci ha messo il tizio a Caio, e mica viene eletto, a parte il fatto non viene eletto, però i suoi voti contano per un certo meccanismo elettorale. Ma io dico, questa concezione della democrazia è una concezione, una non concezione. Dobbiamo arrivare alla Rivoluzione Francese, in cui c'era il Comitato di Salute Pubblica che stabiliva i cittadini e poi gli aristocratici e i nemici del popolo. Quello era un nemico del popolo. Però, insomma, direi che anche a paragonare lo scritto, se per riandare alla Rivoluzione Francese, trovare un precedente, e poi finiamo con un accostamento fra Rosy Bindi e Robespierre, che a un certo punto supera i limiti del ridicolo, insomma, non è più manco ridicolo. Poi giustamente sentiremo i francesi che si incazzano. Beh, non credo, perché non sanno chi è Rosy Bindi. Che si curino della cosa di questa genere. E detto questo, dobbiamo fare i conti con un'altra cosa. Il problema non è le baggianate di Rosy Bindi e quella degli altri componenti di questa commissione antimafia, dei partiti che hanno contato, di questa pretesa di volersi mostrare trasparenti e di offrirsi a quali espressioni di chiarezza, eccetera, baggianata compiuta, direi più grave di tutti, è quella che io attribuisco a Berlusconi, perché questo è
un modo di concepire la democrazia che fa parte della tradizione comunista illiberale, antidemocratica, il padre naturale del Partito Democratico e del Partito Comunista. Ma Berlusconi, che ha sempre fatto il difensore delle libertà, a non aver capito questo, significa veramente che andiamo veramente male. E poi si arriva al nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è l'antimafia che ha rovinato la Repubblica Italiana, perché è stata concepita l'antimafia come un correttivo della legge. Se nel sud ci sono le mogli dei magistrati e quelle le mogli dei poliziotti che vanno a insegnare la legalità nelle scuole, e questa legalità consiste nell'esaltazione della lotta alla mafia, quindi l'esaltazione della legalità dei pentiti, della legalità dei processi e fatti con i concetti di indiziato, per cui si confiscano i patrimoni agli indiziati, per cui una giustizia è messa al servizio della lotta. No, la giustizia non serve a fare giustizia, a applicare la legge con lo scrupolo in cui essa deve essere applicata, affermando cose al di là di ogni ragionevole dubbio. No, per essere efficaci bisogna colpire gli indiziati. Abbiamo visto, a quanto pare, tra le enormità vergognose di questa lista della pulsella dell'antimafia, e c'è un tizio che è indicato come impresentabile perché il padre era indiziato di essere mafioso. Poi è stato assolto, però era, per essere stato assolto deve essere stato indiziato, quindi è impresentabile il figlio. Ora, quando si arriva a queste concezioni, la democrazia è finita, sono finite le libere istituzioni. E se è concepibile oggi che qualche cosa di diverso emerga nel paese, non è né la destra né la sinistra, non è il Partito Democratico, non è Berlusconi, tantomeno la Lega, tantomeno i 5 Stelle, che hanno dimostrato di essere più cretini di quanto abbiano avessero fatto in precedenza, hanno scoperto che ci sono reati che non sono di mafia, ma che sono reati spia. Indicatori. Indicatori. Quindi si abbiamo i sospettati, perché condannati in primo grado per reati spiatori. Preciso che De Luca, quando venne fuori la questione dell'applicazione De Luca della legge Severino, io scrissi e mandai a De Luca un'espressione di solidarietà che rinnovo di fronte alla legge Severino. Poi il modo come si difende, dicendo che la legge Severino non è applicabile, e se vuole mettersi sul livello di intelligenza della presidenza dell'antimafia, faccia pure, ma certo la mia solidarietà non può arrivare fino a quel punto. Perché io ritengo che queste questioni non siano né di destra né di sinistra. O si crede nelle libere istituzioni o non ci si crede. Io ritengo che si debba far credito a tutti di essere buoni cittadini della Repubblica, di essere dei democratici, ma non si può arrivare poi a negare l'evidenza e in ragione della destra e della sinistra. Come dico, la bagarre che si è scatenata tra i partiti
in relazione, tu ci hai messo quello, non ci hai messo quell'altro, è qualcosa di vergognoso, più ancora, e quasi, se è possibile, del fatto di aver creato una lista di proscrizione nei confronti di cittadini che per legge sono elettori eleggibili e che come tali devono godere di condizioni di parità nei confronti di tutti gli altri concorrenti alle elezioni. Ma come dico, detto questo, il problema ormai è l'antimafia. Basta con l'antimafia. Non possiamo più tollerare. L'antimafia ha rovinato la Sicilia, ha rovinato la sua economia, ha creato una classe di parassiti affaristi che in nome dell'antimafia, dell'antipizzo, si sono abbarbicati come immondi parassiti sulla regione, che sono i sostenitori sostenuti da Crocetta. Ma non è un fatto soltanto che riguarda il governo Crocetta, perché da tempo oramai su questa storia dell'antimafia si sta rovinando tutta l'economia siciliana. La magistratura è stata inquinata dalla presenza di magistrati che, invocando la memoria di due vittime illustri sicuramente, e comunque che devono essere ricordati con grande rispetto, come Falcone, Borsellino, ma non soltanto loro, ci sono stati altri. Ma questo non significa che si possa arrivare alle baggianate, alle manifestazioni, alle carnevalate delle agende rosse e dei guru antimafia con la croce sulla testa, che parla con la Madonna e ottiene gli UFO e ottiene delle anticipazioni su quello che sarà il futuro dell'umanità, di Gesù Cristo in ordine all'anticristo e compagnia bella, e che è abituale frequentatore di un magistrato che vuole essere promosso per poter essere mandato in missione nel posto stesso che oggi occupa, perché questo ha dichiarato. Allora, parliamo di Giorgio Bongiovanni? No, il magistrato. No, sì, il guru. Matteo. Con, il guru è Bongiovanni. 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 Il quale, di cui Ingroia ha detto che il suo sito era portavoce ufficioso della Procura di Palermo. Portavoce ufficioso della Procura di Palermo, senza essere smentito da nessuno. Ma l'antimafia ha rovinato, alterato. Abbiamo dei reati associativi per i quali le pene sono quelle dell'omicidio. Cioè la scala delle pene rispetto alla gravità dei fatti è stata sconvolta dall'introduzione di questa. Bisogna essere più antimafiosi e ancora di più, aumentare ancora le pene. Aboliamo la prescrizione, che è un elemento di pulizia della giustizia. Piaccia o non piaccia, i tempi sono tempi. Il tempo ha sicuramente, una delle poche cose certe, purtroppo, lo dice un vecchio che lo ha consumato abbondantemente quello che era stato dalla sorte, gli era stato riservato, e dico, viene alterare adesso, bisogna sconvolgere e fare della prescrizione qualcosa di appunto adattato alle esigenze dei signori magistrati antimafia. All'interno della magistratura abbiamo creato la scriminante, i magistrati antimafia e quelli ordinari che si rodono il gomito per non essere di prima pagina e di primo, e dopo che è stato combattuto e battaglia per abolire i gradi nella magistratura, abbiamo stabilito i magistrati nobili e quelli peonas, cavalieros e peonas all'interno della magistratura, e con conseguenze di una gravità enorme per tutto l'apparato. Le nostre leggi sono state sconvolte tutte, non solo le processuali, ma
sono quelle sostanziali. Abbiamo delle... siamo arrivati alla vergogna della creazione delle norma penale da parte dello stesso giudice. L'ha riconosciuto, dicendo che però si è abusato dell'abuso, della creazione giurisprudenziale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, no? E per cui dice sì, però se ne è abusato, già se ne è abusato, ma è un abuso per se stesso. E questo significa che abbiamo adottato quel tipo, quelle concezioni del diritto penale che si rifacevano alla teoria del diritto libero, penale libero, libero per il giudice, che era la teoria ufficiale nazista, contro la quale Piero Calamandrei, non Berlusconi, quando ancora c'era il fascismo, coraggiosamente insorse, rivendicando alla civiltà nostra il diritto e il dovere di contrapporsi a queste enormità. Ma oggi ci siamo arrivati, in nome dell'antimafia. L'antimafia è un cancro oramai, produce rosipinti, produce le bagarre di questi giorni, produce il discredito della democrazia, produce un Presidente del Consiglio che dice che insomma, i diritti dei candidati, vabbè, di quelli importanti, che poi garantisce lui per quelli da garantire. E gli altri, tanto non vengono eletti perché sono monnezza, no, visto che poi la monnezza è diventata il centro e ci sarebbe, e un giorno o l'altro dovremmo fare un bel discorso su questa storia degli impresari della monnezza diventati i padroni della Sicilia, per esempio. Dobbiamo avere il coraggio di dire che sì, non è antimafia è bello, perché è antimafia. Antimafia è un cancro, antimafia è porcheria, antimafia è arrivata a diventare qualche cosa che erode i concetti fondamentali delle istituzioni libere della Repubblica. Credo che questo episodio, con connotazioni, se vogliamo, anche comiche. Ma infatti io su questo volevo anche un po' sollecitarti. Allora, ho capito la tua posizione strutturale, che io ho definito radicale, di critica proprio alla struttura, sì, ecco, in sé. Vediamo un po' nel dettaglio. Potremmo anche dire che forse da chi pretende di utilizzare ancora la denominazione radicale ci sarebbe stato da occuparsi, oltre che dell'amnistia generale, anche forse di questo episodio. Beh, Rita Bernardini ha preso una posizione di critica a questa cosa della lista dei proscritti, insomma. Ha cercato di fare la spiritosa, no? Insomma, poi rischia di... No, ma io volevo chiederti se in aggiunta, diciamo, al fatto incidentale, tra virgolette, della Bindi, che si è trovata alla presidenza di questa commissione, evidentemente non ha dato il meglio di sé in questa occasione, ma c'è stato secondo te anche un utilizzo politico, nel senso, nella modalità, nei tempi? Dico di più, non è stato il caso che c'era la Bindi. Certo, la Bindi si è mossa come un elefante o, vi dico, un ippopotamo, gli elefanti sono più eleganti, in un negozio di incaglieria, ma fatto in sé di aver fatto una commissione che pretende di stabilire i candidati presentabili e quelli impresentabili, quelli buoni e quelli cattivi, quelli da votare e quelli da non votare, è per se stesso, destra, sinistra, centro, Bindi, non Bindi, e questo, erano tutti d'accordo per fare questo. Erano tutti d'accordo. Ora io sono lontanissimo dalle posizioni antipolitiche, ma io dico che in nome di una politica nobile, di una politica liberale,
bisogna dire no a queste storie, a questo modo di farsi beffa della Costituzione. E il diritto costituzionale non è il diritto con il quale si elude la Costituzione, è il diritto con il quale si applica rigorosamente. E quindi a questo punto hanno voluto giocare una partita sporca e sono stati sporchi fra loro, hanno giocato col coltello sotto il tavolo. E la Bindi che ha cercato di ficcarci dentro la storia di De Luca, che era ineleggibile per una legge che non entrava, non c'entrava niente l'antimafia, no? E quelli l'hanno fregata, e lei è scappata. È chiaro che quando si imbocca la strada, come dico, la strada che ha rappresentato il comico, ma certe cose la comicità è, implica allegria, e qui dall'ego non c'è proprio niente, insomma. Quindi ancora dico, forse io non ho l'età per poterne fare qualche cosa che rientri fra i miei obiettivi e i miei programmi, ma spero con voglio avere grande fede nel fatto che ci sia tra gli altri, tra i giovani, emerga finalmente il senso di una politica liberale. La politica non si fa per conquistare il governo come ha fatto Berlusconi, il problema è vincere le elezioni, no, il problema è creare una forza degna di vincerle, che ha ragione di vincerle, che le vince per affermare certi principi, che osserva certi principi, che lo osserva in posizione di minoranza, che si sacrifica per portarle avanti e che poi trascina la gente, si fa capire, ne fa patrimonio comune, vince le elezioni. Questa è la realtà. Sarà possibile questo? Non lo so. Ma se non sarà possibile, allora sarà una cosa molto triste, perché l'Europa è stata martoriata da una guerra tra chi credeva nella libertà e chi credeva nell'autoritarismo. Sarebbe gravissimo che dopo, con milioni di morti, sia arrivata la vittoria di quelli che devono essere i principi liberali, dovessimo vedere perduto nella insipienza, nella stupidità, perché poi questa è la cosa più grave. Qui non c'è nemmeno il tentativo che c'è stato a suo tempo col fascismo, col nazismo, di opporre delle visioni. Delle visioni, anche se vogliamo dire folli, tenebrose, paurose, ma comunque delle visioni. Qui rischiamo di vedere le istituzioni libere morte per imbecillità, però si bindi, perché è di una tristezza enorme. Protesi verso il futuro, tu pensi che tutta questa cosa alla fine, perché poi alla fine De Luca è diventato il protagonista, porterà un discredito, un vantaggio o svantaggio a De Luca? Alla fine i cittadini... Ma io ho persino pensato che qualcuno potesse aver creato una specie di cortina fumogena sul caso De Luca. Tu nel tuo articolo infatti... Mettendolo insieme a se così è stato, allora dovremmo dire che la Bindi è stata vittima, perché non è la Bindi capace di arrivare a pensare questo, e d'altra parte la Bindi ce l'aveva con De Luca, perché credo, per quello che possa valere, che dalla parte degli antirenziani, ma non penso di no, penso che, certo, quando le cose superano il limite del concepibile, si arriva poi
a ipotizzare le dietrologie più folli, e dato che io non credo alle dietrologie non mi posso permettere di pensare che ci sia stata una mente diabolica che, volendo impasticciare la situazione elettorale De Luca e non De Luca, abbia creato questo episodio. Questo. Ho l'impressione, se devo dire, che lo smalto di Renzi ne esca piuttosto malconcio da questa situazione. Questo suo intervento maldestro, bugiardo, impudentemente bugiardo a favore di De Luca ha dato la misura dell'uomo e ha dato anche il fatto più in generale, una visione più realistica, più concreta, più severa di quello che è il riformismo di Renzi. Le riforme di Renzi sono queste, l'antimafia, queste baggianate di questo genere, gli impresentabili che si uniscono agli incandidabili, che superano e tradiscono il diritto all'elettorato passivo attribuito dalla Costituzione a tutti. E la riforma della Costituzione, la rottamazione, più non la rottamazione, che lo stascio, a Roma non si dice rottamare le vecchie macchine, si dice lo stascia carrozze. Renzi non è un rottamatore, è uno stascia carrozze e sta stasciando, portando allo stascio il carro della Repubblica e delle sue istituzioni. Facciamo attenzione, io credo che sarebbe dovere di tutti esaminare con grande attenzione e non lasciarsi prendere da questi dati la simpatia. Ecco, io ho teorizzato anche in un libro la democrazia del gradimento come contrapposta a quella del consenso e ancor più a quella della partecipazione. Beh, il gradimento, bisogna stare attenti, insomma, il gradimento si può avere anche per il clown, per l'attore comico, eccetera, e c'è bisogno d'altro. E ci sono, però in Italia purtroppo abbiamo degli specialisti, dei grandi maestri, maestri autentici, intendiamoci bene, del gradimento. Mussolini è stato uno dei personaggi che è riuscito ad avere, nel momento in cui opprimeva il paese, ad averne anche il gradimento massimo. Non parlo di altri perché sarebbe per me molto doloroso doverne rievocare e vedere come in qualche modo siamo stati molti anche a confidare in qualche valore di questa democrazia del gradimento. Niente affatto, abbiamo bisogno di nuovo di un grande afflato di ideali e di ideologie, nel senso, no, nel senso più nobile della parola, politiche. Abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale, perché altrimenti le nostre libertà rischiano di finire miseramente.